va più di ben verticale da Giroud, la posizione è regolare, Giroud in area di rigore, Giroud al sinistro per calciare e infila Alderson, è 1-0 per la Francia con Olivier Giroud che sblocca la situazione. Pogba, Evra, Giroud, fuori Sissoko, arriva il pallone, Alderson non esce, lo stacco di testa e il gol del 2-0 inevitabilmente, Paul Pogba. Arriva la rimessa lunghissima per Sigurdsson che fa la torre sul secondo palo, era tutto atteso ed è successo ancora con Bodvarsson se ho visto bene. Griezmann con l'esterno per Sissoko, Payet, tutti vicini, tutto a un tocco, tutto molto bello. Sagna al cross sul secondo palo. Va a staccare Giroud che fa la torre per Griezmann, non pensa alla sforbiciata, lascia lì a Payet che infila l'angolino, il gol del 3-0, il terzo dell'europeo per Payet e la Francia domina Saint-Denis. Occhio a Griezmann che scappa via, torna l'Islanda, Griezmann, cucchiaio! 4-0, il piccolo diavolo manda all'inferno l'Islanda, la Francia domina, l'Islanda è sparita, poker dei Galletti. Ancora Gunnarsson, può andare corto a Sigurdsson, se ne accorge adesso, arriva un grande pallone in area di rigore e arriva pure il gol dell'Islanda, quello dell'1-4 lo segna Sigurdsson. Salito anche così e lì, in area di rigore c'è Giroud che senza commettere fallo piazza la palla in porta, sono di nuovo 4 i gol di vantaggio della Francia sull'Islanda. Arriva Gudmundsson nell'area di rigore, Lloris fa la parata forse dell'europeo, non verrà troppo ricordata perché il punteggio non lo permette. Sigurdsson prova l'ingresso in area di rigore, lascia lì a Skulason, arriva il cross nell'area di rigore, Bjarnason e il gol del 5-2, il secondo nell'europeo anche per Bjarnason. L'Islanda è sempre viva anche se oggi non ha avuto la difesa. Bale contro